La precipitosa fuga da Kabul un anno fa rappresentava il fallimento delle politiche occidentali in Afghanistan. La fine delle missioni NATO spalancava le porte al nuovo dominio dei talebani, che si affrettavano a promettere quel che non avrebbero mantenuto davanti a popolazioni terrorizzate ed oggi rassegnate a un destino di miseria totale. È passato un anno dal ritorno dei talebani, spiega il rappresentante di un organismo umanitario norvegese. Siamo adesso testimoni di un incremento pazzesco della povertà. I salari si sono ridotti e con essi le risorse. Si ricorre al debito, alle nozze di ragazze appena dodicenni, alla generalizzazione del lavoro minorile. Manca il cibo, milioni di piccoli afghani soffrono la fame, poi c'è la gravissima situazione femminile. Le donne hanno perso tutto, anche se coraggiosamente le attiviste protestano pubblicamente per riottenere almeno le libertà di base. Anche in passato c'erano restrizioni e violenze contro le donne afghane, ma le donne avevano speranza perché c'erano le scuole, donne e ragazze potevano servire il loro paese attraverso la loro conoscenza, ma ora hanno persino perso la loro unica speranza, che era l'istruzione, spiega un attivista. Un ultimo rapporto delle Nazioni Unite mostra che i poderosissimi aiuti alimentari inviati riescono a malapena ad evitare la crescita del numero degli affamati.